Buongiorno a tutti, ben arrivati. Com'è? Ci guadagniamo il pane oggi? Buongiorno a tutti. Dai, che arriviamo, un giro di Scrum. Ci siamo? Com'è? Perfetto. Dai. Benissimo. Allora. Benissimo, allora chi c'è, chi non c'è, partiamo puntuali. Allora, io ho chiuso, partiamo già dall'idea dell'operazione di stamattina fatta praticamente dal massimo intraday dell'euro-yen. Partiamo guardando su H1, abbiamo più o meno l'operazione in questa zona qui. Allora, l'operatività è stata fatta su guardando un grafico a 5 minuti, quindi vado a vedere. L'idea è... come ve la posso spiegare? Se si usa l'indicatore dinamico, che è questo indicatore blu, ok? Quando abbiamo nella notte, per quello vi dico, lasciare le operazioni overnight non è sempre la cosa migliore, però se hai delle site tranquille che non ti fanno svegliare la mattina con il pensiero guardo dal telefono, forse si è bruciato il conto, allora si può fare del bene, ok? Io ho un'operazione ancora di ieri aperta, adesso addirittura sta avvicinandosi al suo target, la chiuderò con pochissimo guadagno proprio perché ho guadagnato con questa operazione e me la tolgo. Quindi ho fatto comunque cassa. Dimenticatevi l'idea di fare, che ne so, posizione a 5 lotti, andare positivo e chiuderle bene. Se dovete vivere di trading, dovete vivere anche di queste emozioni che vi portano anche ad avere l'obbligo di decidere cosa fare, ok? Quindi se usate delle site consone al conto, è una proporzione veramente, magari non fate 5.000 euro al mese, ma fate 500 euro al mese, magari fate anche solo 50 euro se avete un conto da 200-300 euro, però va bene, questo è trading, col tempo il conto cresce, col tempo potete alzare le site, piano piano, no, ok? Dico che magari è anche possibile fare un'operazione a due lotti in certi casi, certo, però quella la devi sostenere con uno stop loss. In ogni caso, torniamo al nostro trade. Qui abbiamo la linea blu del dinamico. La linea blu del dinamico alto, ok? Togliamo un attimino il Fibonacci così la vediamo meglio, ok? La linea blu del dinamico è questa, ok? Il dinamico è stato costruito con delle percentuali calcolando 3 giorni e avere la percentuale con il quarto giorno. Cioè vuol dire io calcolo 3 giorni e nel quarto giorno so come si dovrebbe comportare il grafico, a meno che non ci sono stati dei giorni con tanta volatilità, il quarto giorno non funziona. Quindi c'è un po' di filtri in mezzo. In ogni caso io vedo che è arrivato la prima volta qui, pivot e anche linea blu, statistica. Torna giù, di nuovo linea blu, pivot, statistica. Allora lo short l'ho fatto qui, ok? L'ho fatto meno qui, al limite si poteva anche mettere lo stop loss vicino. Io poi ho deciso di prendere profitto qui. Cioè non ho aspettato neanche lo scarto di altri 30 pips. Quindi il take profit l'avevo preso perché se io metto un Fibonacci avrei la linea del Fibonacci del 50% in questa zona, io l'ho preso poco più sopra, addirittura mi sa il 38,2. Ma va bene, avrebbe pagato di più, ma chi se ne frega, ok? Adesso però l'analisi ci dice anche altre cose. Torniamo a noi, togliamo il Fibonacci, lo mettiamo qui, andiamo a vedere l'analisi costruita con il grafico, con la lettura del grafico attraverso il metodo fascia. Ragazzi, io negli ultimi mesi
ho trovato una serenità interiore. La serenità interiore mi rende a fare del trading, meno trading forse perché non ne faccio più tanto, ma perché sto avendo anche altre cose. Non ho neanche guardato la mail dopo l'appuntamento di ieri sera. Ho un po' un attimino di timore ad aprirla perché so già che sarà strapiena. Ho già visto Skype, non ho ancora risposto a tutti. E quindi il lavoro c'è, la richiesta c'è, c'è tante cose da fare. Io ho tante cose per la testa, quindi cerco di limitare un po' il mio trading proprio per, diciamo, togliermi delle cosette di mezzo. Insomma, sto cercando di cambiare un po' un attimino la mia vita in tutto, anche nel posto dove vivo. Quindi ve l'ho già accennato. Quindi anche questo mi dà una serenità interiore. Immaginate come quando, che ne so, andate a rasettare il garage, o che ne so, aprite l'armadio e dite: ok, questo lo butto, questo lo butto, questo lo butto. È più o meno, hai una situazione, come si può dire, uno stato di pace. Già, se me li tolgo queste cose qua non mi servono più. E ti liberi di tante cose. Il togliere a volte ti alleggerisce anche il tuo modo di essere. Io sto facendo proprio questa cosa, ma proprio alla grande della mia vita. Ok, quindi io vado a vedere qui campana gaussiana. Questa, ricordiamoci l'evento testa e spalle, che poi è la lettura della campana gaussiana. Quindi avremmo avuto questo, evoluzione, e questo. Ok, non andiamo a vedere i dettagli, tutto il resto non ci interessa. Però qui abbiamo praticamente il segnale short, e qui, ragazzi, voi mi dovete credere che il trading è facile. L'unica cosa che si sbaglia, c'è una canzone vecchissima di Lit Fiba che nel testo dice: la testa è giusta, no, il samba è giusto e la testa che non va. E questo è un problema che abbiamo tutti. Tutti i trader hanno questo problema, hanno la testa che non va. La testa magari che è fissata, devo fare i soldi. La testa che è fissata, se perdo questi 1.000 euro mia moglie mi ammazza. Se perdo ancora, cosa faccio? Avrei dovuto aggiustare la macchina, invece sono qui a perdere i soldi nel trading. Queste cose qua sono delle punte, dei chiodi che ogni volta che tu clicchi il mouse, questo chiodo va ancora più dentro la tua testa. Toglietevi questa cosa e lavorate tranquilli. Guardate. Segnale, io lo dico, poi chi vuole, vuole, chi non vuole, non vuole. Questo qui, vedete che questo movimento qui, quindi era giusto anche tenere lo short, questo lo so, è questo minimo qui. Movimento ciclico, questo. Movimento ciclico, questo. Segnale short, come ve l'ho detto prima, era questo. Quindi arriviamo qui, andiamo a vedere che la linea magenta taglia a ribasso la linea gialla. Esattamente nello stesso punto dove l'indicatore dà un segnale short. Quindi è tutto in simbiosi, tutto quanto il metodo fascia, il metodo ciclico, la lettura, e deve essere tutta precisa, coordinata, tutta. Se tutto coincide, è una bomba. Quindi il segnale short era questo. Poi chi è in chat lo sa che lo segnale short è stato fatto lì, non è che me lo sono inventato, per carità, me lo invento e poi faccio l'analisi? No, assolutamente no. Però non ho bisogno neanche di conferme, chi se ne frega. Allora, quindi a questo punto il segnale short era questo, precisissimo. L'abbiamo preso addirittura più sopra ancora. Bene, poi chi non l'aveva preso si prendeva questa zona qui di nuovo e lo short era questo. Bene. Perché lo short poi non era da chiudere come l'ho chiuso io? Che a me va benissimo, ormai mi sono tolto anche quel problema di dire ho chiuso troppo presto. Mi sono tolto anche questo problema, perché se vai sempre a vedere quello che si poteva aver fatto, non ne esci più. Tanto lo si può fare di nuovo lo short. Se adesso fa un saltino di nuovo, io lo rivendo di nuovo. Allora, qui abbiamo il metodo fascia. Quindi il metodo fascia mi dice: questo è il minimo di Gauss. Allora, se questo è il minimo di Gauss, che minimo è questo? Il primo minimo di Gauss, il secondo minimo di Gauss, qui sotto non ci deve andare, parte max Gauss, poi abbiamo il minimo di Gauss, che è questo. Ok? Bene. Minimi di Gauss, massimi di Gauss, retest e tutto il resto, prolungo la mia analisi. Togliamo il Fibonacci, intanto poi lo possiamo anche rimettere. Lo togliamo proprio, lo mettiamo qui. Qui abbiamo il secondo max Gauss, o meglio ancora un retest della zona alta. Quindi abbiamo poi il retest, ecco qui, tanto ci facciamo così, guardate ragazzi, la facciamo proprio così con voi adesso.
short adesso di euro yen, tanto chi se ne frega, tanto l'analisi è giusta, quindi sta lì ad aspettare un pipsi un più di meno, magari mi scappo, poi non lo faccio più. JPY 1.141.656 TTT. Aspetta, ci metto anche short. Short. Ok, mi ho fatto lo short. Devo cliccare invia, se no non parte. Ok, mi ho fatto di nuovo lo short adesso. Ok, quindi perché? Perché se questo è il minimo di Gauss, mi va a fare nuovo massimo, doppio massimo, deve andare di nuovo qui sotto. Questo era lo short che confermava di nuovo la rottura della campana gaussiana, andava a cercare un nuovo minimo. Quindi io sto cercando adesso che la campana gaussiana vada a chiudere lo short. Quindi mi aspetto che più o meno dovrebbe arrivare addirittura il pivot. Quindi, ohimè, potrebbe arrivare anche più in basso, però questo mi sto aspettando il minimo di Gauss in questa zona più o meno. Quindi ritorno con il mio Fibonacci nella zona dove ero messo prima e abbiamo completato l'analisi completa al 100% senza avere neanche più il problema di dover fare altro. Guardate. Ok? Quindi più o meno questo era il take profit, lo cancelliamo. Il prossimo take profit qual è? Potrebbe essere il pivot. Il pivot determina poi su H1 la partenza è questa, quindi arrivare al pivot adesso su euro yen vorrebbe dire diventare ribassisti anche di candela H1, scusate, daily, quindi tornare nella fase ribassista. Se notate, guardando i grafici, e quindi è bello magari fare soltanto un'operazione al giorno, ma farla bene e vivere, guardate, espansione 50%, ok? Il trend, guardando il daily, qual è il trend? Qual è il trend? Peppino, qual è il trend? Beh, che Peppino piano piano, io scherzando lo chiamo Peppe, Peppino, ma lo sai, io credo in te perché mi ricordi un po', se posso dirlo, anche se siamo coetanei di età, mi ricordi il Paolo Giovane Treda, ok? Perché ero peggio di te, ero assatanato nell'idea di la macchina col cavallino davanti, il Ferrari, che ne so, la ricchezza. Poi a un certo punto la ricchezza l'ho trovata diversamente, non mi interessano i soldi, anche allora non mi interessavano, però la cosa che ha fatto click è che io dovevo sapere, devi sapere, devo capire perché il trading c'è chi vince e chi perde, e io devo far parte di chi vince. Quindi penso che prima o poi per te farà anche click. Il click è trovare la serenità interiore, ok? E quello è, nelle piccolezze, in quello che hai, e quindi troverai poi la tua strada. Quindi secondo me sei molto predisposto a diventare un trader, ok? Proprio perché non sei portato, ma sei portato, indirettamente sei portato, non te ne sei ancora accorto, ok? Te ne sei accorto perché a un certo punto troverai una via di mezzo di dire ok, va bene, devo fare così. Allora capirai, ok? Perché, ripeto, non esiste che quello che ha studiato economia sia più bravo nel trading, non esiste, è tutto dentro di noi, ok? Tutto dentro di noi. Quindi andiamo a vedere, abbiamo l'euro yen daily, vedete che sta proprio precipitando, l'euro dollaro, abbiamo sbagliato quell'operazione lì, ma non importa, tanto la lasciamo, non è fatta con buon senso. Guardate, sta proprio andando a target. Questo porta su il rating, come dire, porta su il rating delle operazioni andate bene, ok? Stiamo tornando, si sta fermando di nuovo il livello di Fibonacci. Già questa potrebbe essere una bella operazione fatta di 10 pips, anzi 20 pips. Sta andando bene, quindi fatta più o meno qui. Adesso avrà fatto una 12-13 pips adesso. Ok? Io cerco di portarla un attimino ancora più in basso perché cerco di portarmela sotto, visto che sta chiudendo la campana gaussiana. I tempi. Ragazzi, i tempi sono il salvavita nostro. Allora, questo minimo di Gauss lo prendiamo dal grafico, è questo. Quindi, quando avete fatto un trade buono, che avete il conto saldo, tutto il resto è solo andare a giochicchiare nel trade e cercare di fare qualcosa. Ok? Guardate, questa è la prima partenza, diciamo, la fase di compressione. Adesso non me la dà più, la copio, no? Ragazzi, non la voglio copiare. Eccola qui. E la porto da dove è partita. Guardate,
Vedete che siamo già arrivati ad un buon livello di chiusura? Non è, cioè, sarebbe un controsenso se io tutte le volte che faccio l'analisi la becco giusta. Sarebbe un controsenso. Io non sono Einstein, non ho fatto scuole, che ne so, non sono uno che assolutamente è tutto quanto che alla fine con ragionamenti logici sono arrivato a queste teorie. Che funzionano a volte e a volte non funzionano. Quindi proprio per questo, quando non funzionano, non funzionano quando stai facendo trading, hai delle side tranquille, quando non funzionano puoi gestirti l'operazione, tipo l'operazione di ieri. La sto gestendo. Con questa operazione che ho fatto adesso sto gestendo. Non vi dico che questa operazione qui l'ho fatta abbastanza pesante perché credo che arrivi fino al pivot. Adesso la vedete che sta cercando di tornare su. Ancora però secondo me avrà ancora un attimino l'idea di discesa, non ha finito ancora la sua espansione. La lasciamo correre un attimino. Poi, se vedo che va su, me la chiudo perché l'ho fatta pesante. Ok? Abbiamo le 9:31, quindi ancora orario buono di volatilità. Abbiamo poi sull'euro yen una fase completa, candela più, candela meno, della fase di compressione. Probabilmente quando arriverà al pivot avrà finito la sua espansione. Nella prima espansione, poi potrà scendere ancora, andrà ancora più sotto, ma se mi arriva il pivot io chiudo l'operazione di ieri e l'operazione di oggi. Ok? Mi sono liberato il conto. Addirittura potrei chiudere anche l'euro-dollaro perché l'ho fatta pesante questa, quindi coprirebbe anche la perdita dell'euro-dollaro. Ma non importa, l'euro-dollaro lo lascio, siccome l'ho fatto con delle size tranquille, non mi dà assolutamente fastidio. Ok? Lasciamo un attimino guardare il grafico. Ci sono domande su questa operazione? Totale delle due, sì, il totale delle due operazioni sono in positivo, anche se le fatte di side singola. Certo. Quindi adesso è solo gestione. Poi la gestione è proprio quello che devi dire, è gestione nel senso, la gestione, io vado in curva, so che questa curva è bella, bella, c'è un'angolatura bella stretta, quindi chiaro che non arriverò a 100 all'ora, ok? Vado a moderare la velocità. In questo caso tu sei adesso in una curva che devi decidere se frenare, chiudere il trade o lasciarla correre ancora. Prima cosa, devi chiuderti quella in positivo e quell'altra che hai lasciato, anche se non la vuoi chiudere, devi avere l'idea che quella posizione che hai fatto non ti dà fastidio. Ok? Sì, quella di oggi è già stata chiusa. Quella di ieri, dico, quella di ieri e quella di oggi, la seconda, non la prima. Ok? Va bene, la seconda. Quindi tra un pochettino io chiudo tutto euro yen perché alla fine sono in positivo con entrambi. Quindi quello che io sto condividendo in chat, io penso che alla fine, anche se faccio poca operatività, va benissimo. Adesso, per la chat dei segnali stiamo provando a avere la regolamentazione da un altro provider, sempre americano, perché quell'altro proprio alla fine è scartato completamente perché non ci dà la regolamentazione. Quindi problema sempre che persiste. Spero di risolvere prima delle mie vacanze, ma ormai mancano 12 giorni a partire, quindi già dal 13-14 io tirerò i remi in barca perché voglio fermarmi. È ora che mi fermo un attimino. Prossimo step. Ok, vedete che sta ancora il tempo, si sta esaurendo, manca un minuto al cambio, quindi sono pronto anche a cliccare questa operazione chiudendomi euro yen e euro dollaro. Le operazioni che rimangono lì appese, che magari stanno in poco a perdita, ma le puoi coprire, a volte è meglio chiuderle perché magari poi il colcino di poi ti andranno a finire, andranno bene, però io non le guardo neanche più. Quando l'ho chiuso, non mi interessa poi guardare, ah, ma se la lasciavo, non mi interessa. Si svuota, si rimischiano le carte e si fa un altro trading. Può essere che il trading venga fatto di nuovo nella stessa direzione, come poi può essere anche che il trading venga fatto nella direzione contraria, oppure può essere anche che l'euro yen non lo facciamo più e facciamo un'altra coppia. Ok? Al prossimo strappo ribassista io chiudo, perché ricordatevi che all'interno di questa linea gialla e di questa linea gialla c'è l'open price, che è questo. Qui è stato aperto oggi il mercato al centro. Quindi al prossimo strappo ribassista sotto questa candelina qui, io probabilmente prenderò profitto chiudendo la seconda e quella di ieri. Ok? Quindi chi segue la chat ed è allineato ha praticamente un'operazione dell'euro dollaro andata male stamattina
e l'euro yen adesso in positivo di tutto. Io sto già praticamente per chiudere. Attenzione, siamo quasi pronti. Vedete che sto seguendo veramente l'analisi così com'è. Immaginate se fate trading solo la mattina fino alle 10, 11 della mattina e poi avete tutto il tempo per fare altro. E voi dite, ah, ma io, a me piace guardare le candele. Io no, a me no, a me proprio alla fine sono talmente esausto a guardare le candele, non ce la faccio più. Preferisco vivere. Okay? Certo, però è un lavoro, quindi lo devi fare. Imponiti le 2-3-4 ore, se ti va bene, perfetto. Guardate, sta per arrivare al target, sicuramente arriverà più vorma, guardate. Quindi potremmo anche chiudere l'euro-dollaro, ragazzi, volendo. Almeno io potrei chiuderlo anche perché la somma è positiva. Pronti? Metto già, scrivo già qui in chat. Tutto. Attenzione. Siamo in mega positivo con l'operazione di oggi e l'operazione di ieri. Anche guardandolo con size singola. Dai, ultimo strappo e ci siamo. Inutile andare oltre il pivot, potrei pagare di più. Guarda, stiamo per arrivare all'open price. La parte centrale del canale è questa, eh? Quindi qui reagisce perché l'euro yen arriva qui. Il target potrebbe anche arrivare più in basso oggi, ma chi se ne frega, lo prendiamo dopo. L'importante è riuscire a chiudere adesso bene questa operazione qui. Quindi chiuso tutto, ero ieri. Adesso l'idea che è arrivata a tu non sei in positivo. Aspettate un attimino che mi suonano, devo mettere in pausa un attimino, scusate.
Eccoci qua, percorsa. Scusatemi. Allora, prima bevo qualcosa. Guardate, chiudere prima non è sbagliato. Allora, sì, cioè, allora. Se chiudi, se consideri, sì, va bene. Allora, l'euro-dollaro io l'ho lasciata aperta. Se consideravo però che l'ultima operazione dell'euro-yen, quella fatta qui, l'ho fatta pesante, potevo chiuderle tutte e tre. Però preferisco operare così perché comunque ho il margine alto e l'euro-dollaro diventa adesso un'occupazione. Non deve essere un problema. Allora, quando ti devi occupare di una cosa da risolvere, okay, la puoi risolvere se le size sono giuste. Parliamo di trading. Se ti devi occupare di un'operazione che però ti sta per mangiare il conto, non è più un'occupazione, diventa un problema. Cerca, sì, no, non mi interessa che size che hai usato, Peppe, perché non so che quanti soldi hanno il conto, non so niente. Quindi non mi interessa, non me le scrivere le size. Devi saperlo tu quant'è. Secondo me è una size troppo grande quella che mi hai scritto, perché non penso che tu abbia un conto da 5.000. È troppo grande, perché se ti scappa di 100 pips, come la fai a recuperare? Perché ti dico che quando scappa di 100 pips, ok, poi sei costretto a stare attento a cosa fai con le altre operazioni, perché se te ne scappano due, scappano tre, cerca di diminuire, non fare le cose in grande, devi imparare e non guadagnare, poi arriva dopo. Quindi vedi, già sta arrivando al target. Bene, questa cosa è finita adesso. Può scendere alle stelle, euro yen, non ce l'abbiamo più, non ci interessa più. Guardate, è arrivato dove doveva arrivare, al pivot. Sta chiudendo, quindi l'analisi è perfetta. Addirittura dal pivot si potrebbe cercare un long. Quindi si va a vedere, perché ha chiuso la distribuzione su 5 minuti, deve partire la prossima. Andiamo a vedere su H1, assolutamente cercare adesso un long. Dovrei, prima cosa, andare a trovarmi il Fibonacci. Sembra un albero di Natale con tutte queste linee qui, però assolutamente serve. Vado a cercare i Fibonacci, lo metto sull'ultima espansione. Ok? Quindi guardate, quando mi arriva al 50%, potrei cercare un long perché dovrebbe continuare la fase rialzista della distribuzione. Però per il momento lo lasciamo un po', diciamo, vedete, è arrivato il pivot dove doveva arrivare. Lo lasciamo un po' fare quello che deve fare, perché adesso potrebbe fare un sell off, continuare la discesa e tutto il resto. Il lunedì, che è la giornata di ieri, io ho fatto solo l'euro yen, poi ho avuto una marea di cose da fare, prepararmi per la sera. Finalmente è passata anche questa cosa qui. Ho fatto l'appuntamento con la versione 2.6, sono contento di tutto il resto. Quindi la giornata di lunedì ieri ci ha occupato, che io mi aspettavo lo short già ieri. Poi da ieri dove eravamo qui più o meno, ha fatto la sua salita e oggi l'ha ripresa. Quindi il timing era sbagliato, ma è chiaro, il classico del lunedì questo. La lasciamo stare per il momento. L'euro yen, sto fermo. Poi, se l'euro yen in una situazione di contesto di analisi del metodo fascia, vedo che la campana gaussiana è più bassa, deve ripartire. Vado a vedere dove sono nel prezzo. Probabilmente lo farà quando il prezzo sarà ancora più o meno in questa zona qui. Ok, quindi per il momento, comunque, una situazione. Questo segnale short di metodo fascia lo devo fare, Peppe? È da fare? No, Cinzia, da fare? No, certo che no, perché è una candela lunga, è troppo lunga, sono 100 pips di candela. Addirittura qui, volendo, si potrebbe fare un piccolo, guardate, lo facciamo qui, un gratta vinci veloce, long, veloce. Guardate, long, euro, JPN, 1, quant'è? 1, 4, 1, punto 204, 204. Veloce, gratta, vinci. Mentre scrivo, devo anche stare attento che non mi scappi. Questo è un veloce gratta e vinci. Perché? Perché se mi scende qui sotto, io chiuderò in stop loss per evitare di andare contro il mio guadagno che ho fatto prima. Ok? Certo che è una reazione veloce dal pivot, però non voglio aspettarmi che magari mi faccia altri 50 pips. Sono le 9.45, quindi buono anche l'orario. L'avrei fatto più volentieri se erano le 9.55, perché avevo gli ultimi 5 minuti e comunque gli ultimi 5 minuti di una candela H1 fanno sì che la candela mi faccia un ritracciamento di spike.
Quindi anche questa era un'idea, l'idea è, quindi adesso cerchiamo di portarci su. Beh, già in positivo, quindi io, una roba veloce, eh? Veloce, veloce, veloce. Andiamo a vedere un attimino come siamo messi sul minuto per la situazione. Adesso qui il MetaTrader è troppo pesante. Quindi pronti anche a chiudere con pochissimo guadagno. È fatta. È fatta. Attenzione. Ok, l'abbiamo messo sul minuto. È frattale. No, non andiamo oltre l'orario, sono 15 minuti, ma mi sa che già sta pagando. Dai, questa l'ho fatta con la size precedente, perché è chiaro, non devo stare lì a cambiarmela. Ok, questa potrebbe anche risultare che con questa, se mi scappa adesso su di 2, 3, 4, 5 pips, la chiudo, perché quella dell'euro dollaro l'ho fatta leggera. Attenzione, un gratta e vinci, non dobbiamo fare chissà cosa, eh. Prima zona di pullback sul minuto, questa, seconda è questa, quindi arriviamo sulla zona qui e chiudiamo. Pronti? Ultimo strappo, non evitare che ritesti il pivot. Guardate, chiusa, chiuso, JPM. Questa è una cosa veloce, chiuso. E questa era l'unica possibilità di venirne a capo, di rivenirne fuori bene sul trading discrezionale. Adesso questa operazione qui potrebbe pagarmi anche 5 milioni di euro. Purtroppo non posso prendere parte al potrebbe pagarmi. Il potrebbe non è quello che paga, il presente. Quello che paga è quando ti devi comprare la casa, quando ti devi comprare la macchina, quando devi andare a fare la spesa. Cos'è? Vai alla concessionaria e dici: sì, ma io ho fatto un trade, tra un pochettino mi paga 5 milioni di euro, non ti preoccupare, la macchina te la pago. Non puoi andare a questo, tu devi andare al concessionario e dirgli: ok, ho questi soldi qui, mi devo comprare questa macchina, me la dai? Così funziona. Non puoi pensare con quello che succede dopo. Quindi in questo caso, vedete, sta già, da dove è arrivata sta già scendendo. Ma noi abbiamo chiuso. Basta, torniamo all'euro dollaro. Che ci ha fregato, guardate che candela, queste sono le candele che è chiaro ti mettono un po' in ginocchio. La prima cosa andiamo a vedere su 5 minuti, dove siamo? Long fatto era una cosa che magari ci doveva, col senno di poi non andava fatto, vabbè, l'abbiamo fatto. Adesso sta cercando di tornare su, sulle 9:48. Io ho un'operazione dell'euro dollaro da tirarmi fuori. Ho fatto un bel guadagno con l'operazione di oggi, non lo metto in dubbio, e anzi, vi posso anche dire che è sicuramente così perché. Grande, grande, bello, bello, bello. Sono contentissimo. Oh, sono una pace, guardate. Quindi adesso devo capire come venirne a capo sull'euro dollaro. Potrebbe diventare un sell off, quindi me ne sto fermo. Andiamo a vedere l'euro, allora, euro yen, euro dollaro. Qual è la coppia che devo andare a vedere adesso, Pepe? Qual è la coppia che voglio andare a vedere? Qual è la coppia che voglio andare a vedere? Ti tiro le orecchie. Ti tiro le orecchie, l'ho scritto prima in chat. Io sto guardando l'euro yen e l'euro dollaro, quindi la mia watch list oggi è composta da euro dollaro e euro yen, giusto? La sterlina dollaro e l'euro di era la settimana scorsa, non le ho ancora implementate, no. È l'USD yen che non lo trado, ma lo guardo, perché se l'USD yen scende, l'euro dollaro dovrebbe salire. In questo caso sta scendendo l'USD Yen ed è sceso anche l'euro Yen, così come dovrebbe essere. Quindi la discesa del dollaro Yen è molto più contenuta. Dovrebbe incominciare a scendere l'USD Yen. Se scende l'USD Yen, quindi o faccio lo so sull'USD Yen oppure mi catapulto nuovamente long di euro dollaro. Ok? Nel frattempo vado a vedere, guardate, vedete come ha pagato il gratta e vinci veloce? Siamo in zona finita, quindi non è questo il punto. Allora, il problema adesso è che se riparte l'euro yen, ok, partirebbe anche il dollaro yen di nuovo rialzo. Se parte il dollaro yen a rialzo, mi riparte l'USD yen, l'euro dollaro a ribasso. Quindi ho guardato un po' un attimino. Non mi voglio far prendere dall'euforia di cosa devo fare, ancora devo cliccare. No, abbiamo cliccato, abbiamo guadagnato e adesso pausa, tranquilli. Ho ancora una marea di carte da finire, ho ancora da rispondere a tutte le mail, ho tante cose da fare. Quindi non posso né andare long di euro dollaro, né andare long di euro yen.
il dollaro yen non mi sta dicendo niente. Addirittura il dollaro yen, se notate, sta finendo questa zona qui. Quindi anche qui guardate quante la campana gaussiana praticamente qui, proprio per farvi un po' di allenamento. Questo è il minimo di Gauss, questo è il minimo. Ok, sta finendo. Allora, intanto prima cosa faccio così, lo metto sul minimo. Copio questo quadrato, sperando che me l'abbia copiato. No, non l'abbia copiato. Vado adesso il minimo di Gauss precedente, che è questo. Ok, quindi non mi interessa se qui ha fatto la compressione o non l'ha fatta, non mi interessa. A me interessa soltanto avere questa distanza. Vedo che non coincide, non mi interessa, ma coincide da qui. Quindi è arrivato in questa zona qui. Al prossimo tentativo long di dollaro yen, sarò attento, non comprerò più l'euro dollaro. Guardate, intanto nel frattempo, se non avessimo chiuso il gratta e vinci, spero che l'avete chiuso, guardate, ok? Proprio perché il dollaro yen, anche lui, cerca di andare giù. Quindi sto ancora fermo. Qui abbiamo il pivot. Addirittura questo dollaro yen, no, non lo faccio, però anche perché è fermo sul pivot, non lo faccio, ma potrebbe essere anche un'idea di andare short. Non lo faccio, sto fermo. Quindi ho fatto questa analisi qui. Per il mio momento non devo fare nient'altro che guardare, vedete anche l'euro dollaro, non posso fare un altro long. Bene, cosa ha fatto la sterlina dollaro? Allora, Gauss, possibile minimo di Gauss, questa qui si è spostata. Allora, si è spostata, devo andare a vedere se si è spostata. Sì, infatti si è spostata qui. No, era giusta. Si era spostata da questo minimo qui, quindi la traversa era giusta. Questo è possibile minimo Gauss in tempo, guardate, tempo del minimo Gauss è partito. Bene, adesso, visto che abbiamo tutta sta roba qua, andiamo ad analizzare. Non è detto che io posso fare un trade. Veramente dovete stare attenti che non è detto che si possano fare tutti i trade. A volte è meglio stare fermi e aspettare. Ok, questa è una bella cosa però. Allora, tanto ha risposto bene la sterlina dollaro, ha risposto bene alla ripartenza del minimo di Gauss che avevamo fatto l'analisi. Poi, se lo facciamo così. Quindi adesso possiamo, oltre ad avere una ripartenza sull'euro-dollaro, possiamo anche guardare che la sterlina dollaro ha fatto il suo ciclo, che è durato 41, un po' poco per la sterlina dollaro, però è arrivato sul pivot. Quindi adesso la sterlina dollaro, che è chiaro, io abbasso le size terribilmente perché adesso ho guadagnato abbastanza, la vado a vedere prima sui 5 minuti. Aspettiamo un attimino di prenderla un po' più bassa, di ritornare più o meno in questa zona qui e di comprarla più bassa possibile. Ok, quindi fermi ancora. Ok, nel frattempo la lasciamo andare e andiamo a vedere l'euro AUD. L'euro AUD, tanta roba, no? Allora cerchiamo di rientrare un attimino nella tematica qui. Minimo di Gauss, terzo H1, H4, siamo su il ciclo 3 che è partito qui, il ciclo 3 che chiude qui, il ciclo 3 fa quello che vuole. Questo è il ciclo 3. Allora, un attimo, che dobbiamo prima orientarci un attimino. La sterlina dollaro sta partendo, ma non mi piace. 1, 2, 3. Questo era il ciclo 3 H4 che finiva qui. Quindi lo devo far finire prima perché logicamente ha fatto questo minimo qui ed è partito a rialzo. Quindi questa qui la devo spostare qui. Ciclo 3 un po' stretto. Allora, se questo era il ciclo 3 su H4, scusate, H1, lo devo mettere qui, scusate, H4. Allora, un attimino solo che andiamo a vedere H1, H3, 1, 2, 3, sto facendo anch'io confusione, e questo è l'H4. Sì, giusto, allora, questo era il minimo, questo era il ciclo 1, 2, 3, il ciclo 3 H4, il ciclo 4 è questo. Quindi il ciclo 4 sta per terminare. Quindi si potrebbe fare sulla sterlina, sull'euro AUD, una situazione short. Allora, un attimo solo, siamo su H4. Fase long avuta qui. Ritorna qui sulla fase long. Siamo qui al pivot. Deriviamo da questa zona qui. Quindi questo è un Fibonacci che risponde sulla zona del 38,2 dal pivot, quindi euro di short vorrebbe dire un euro dollaro long. Ok? Euro di long. Dobbiamo ritornare un attimo un po' nelle letture. 1, 2,
Ho paura che questo qui, quanto dura? 39, questo durerebbe 38, ma questo è un errore, non è un errore, 24. Un po' strettino per essere un ciclo 3 così. Però, siccome siamo in una situazione short, allora calcoliamo nuovamente che l'euro AUD abbiamo una situazione ciclica di 38 candele, questo siamo a 40, dovrebbe scendere ancora. Andiamo a vedere sul 5 minuti. Ok, perfetto. Allora, euro AUD per me la possibilità di andare short dal pivot me la dà, quindi euro AUD, togliamo un po' anche qui le sides, euro AUD short. Perché posso valutare di fare un trade così? Euro AUD 1, aspetta, 1.522200. Perché posso valutare così velocemente uno short? Perché chiaro, ho l'analisi impressa nella testa dopo che ho fatto tutto quanto le analisi che ho fatto precedentemente, quindi so dove sono ciclicamente sul ciclo H4, siamo in chiusura, guardate, la campana gaussiana deve chiudere, ok? La campana gaussiana magenta deve chiudere, ok? Me ne posso fregare, togliamo questa roba qua che fa solo confusione, per il momento. Me ne posso fregare. Me ne posso fregare. Opla. Di quello che poi fa nei time frame più stretti. L'importante è che io abbia ragione nel mio trading. Quindi, se ho ragione oggi, a me non interessa avere ragione tra 2 o 3 ore. Se ho ragione adesso, faccio cassa e porto a casa. Ok? Quindi, questo vi li togliamo, tanto non servono più. Facciamo un po' di pulizia dei grafici, tolgo tutto. Quindi sta andando in positivo. Ho questa situazione qui, togliendo un po' di roba. Questo è il max caos, sia il max caos giallo. Il max caos blu, tanta roba. Quando fai trading di fondo, cioè vuol dire che sei proprio nel pezzo, c'hai tanta roba da fare. Però a volte è meglio fermarsi, aver guadagnato e domani ci pensiamo di nuovo. Da qui distribuzione gialla negativa, cancelliamo tutto perché fanno parte dell'analisi fatte anche sul 5 sull'H1. Tolgo questo Fibonacci qui, possiamo anche lasciarlo che è l'ultimo. Quindi l'operazione sta per andare in positivo. Allora, fatalità di 40 candele più o meno, quindi 40 candele del ciclo 3, che è questo, fino a prova contraria, quindi abbiamo 38, 40, quindi più o meno doveva chiudere qui. Ok, misuriamola di nuovo. Più o meno, adesso 40, 41, questa addirittura potrebbe essere già la chiusura del ciclo 3. E ripartire qui a rialzo. Questa è una cosa un po' bruttina perché se questo qui è poi la ripartenza di un ciclo 1, allora immaginiamo ancora di più. Andiamo oltre. Se questo era il ciclo 2 che diventa troppo lungo, però potrebbe essere, siamo ancora nel ciclo 3. Se questo è il ciclo 1, allora facciamo una domanda, oggi ti prendo di mira, Peppe, ma lo sai che lo faccio anche per farti ragionare. Se questo è il ciclo 1, cosa c'è da aspettarsi? Che salga o che scenda? Se da qui mi parte il ciclo 1, c'è da aspettarsi che sale o che scenda? È un ciclo 1. Nel frattempo vorrei andare a vedere cosa fa la sterlina dollaro. È regolare. Cosa c'entra regolare? Ti ho chiesto se devi andare long o short. Che sale? Dici che deve salire? Dai, long o short? Se è un ciclo 1, andresti long o andresti short?
long. No, vedi, non puoi, se tu vai qui long e ha fatto questa espansione qui, è già andato sotto il 50%, perché vedi che questa espansione qui, il 50% più o meno in questa zona qui, non andrei short, non andrei long su un ciclo 1 che già è diventato così ribassista. Anzi, probabilmente continuerà la fase ribassista. Ok? Quindi attenzione a questi trabocchetti che io faccio, ma proprio perché dovete anche un attimino essere obiettivi nel grafico. Quindi lo short fatto l'ho fatto da 38,2, ma perché deriviamo da questa salita e questa discesa. Poi siamo in una distribuzione gialla in chiusura, siamo in una distribuzione blu in chiusura e siamo in una distribuzione anche magenta in chiusura, perché mi devo mettere long. È iniziata la terza gamba, da qui è iniziata la terza gamba, ma tu stai guardando la terza gamba perché vuoi fare questo, ti vuoi comprare i Ferrari, ma la terza gamba dopo una cosa del genere potrebbe essere già questa e scendere così. Mettiti con il trend, non mettiti contro, non ti inventare niente, perché se ti inventi qualcosa, poi rimani appeso. Non ti devi inventare, il trading non è invenzione, non è invenzione. Poi guardi su 5 minuti, guardi, ok, vai long su una campana gaussiana gialla così? Andresti long tu? Allora, vedi che c'è io quando mi metto a fare trading c'è motivo, se non lo faccio c'è un altro motivo. Ok? Allora abbiamo fatto lo short di Eurodi che sta andando bene. Zona di pullback era questa. Zona di pullback era questa. Vedete che le zone di pullback le ha già rotte, quindi sta cercando la fase ribassista. Se adesso incomincia a farmi un segnale short, va anche sotto la media 60, 30, 40, a 60, perché siamo su 5 minuti, allora siamo a posto perché siamo in chiusura di una distribuzione. La distribuzione è partita qui, ok? Fino a prova contraria. Fino a prova contraria ho. Queste saranno cose notturne, non mi interessa. Abbiamo il primo minimo di Gauss qui, quindi abbiamo sempre la solita situazione dei calcoli delle campane, delle compressioni. Quindi questa zona qui, compressione, cambiamo colore, così abbiamo gli stessi colori, siamo sempre a punto, disegniamo come fondo. Mi copio questa distribuzione qui, anche se per il momento non mi serve. E me la metto qui, questa mi servirà dopo. Nel frattempo ho la mia distribuzione che la posso suddividere in 4 quarti. 1, 2. Se notate, vado a prendere il minimo, questo è un po' spostato. Un altro minimo, quindi campana gaussiana magenta, campana gaussiana magenta, da qui mi riparte, siamo nel ciclo 3, quindi se essendo adesso nel ciclo 3 non posso fare altro che vendere. Cioè, mi sono tolto il peso di dover capire cosa e come e quando, eh? Poi io ho ragione adesso, tra un 10 minuti magari non c'ho neanche più ragione, ma intanto ho preso profitto, ho fatto cassa stamattina, io vivo di trading. Non vivo di stare al computer, vivo di trading. Questo probabilmente, se non mi sbaglio, dovrebbe essere già il ciclo 3. Se non mi sbaglio, perché è un po' strano, ma è normale perché stiamo facendo delle letture anche sulla preborsa. Quindi abbiamo questo distacco di questo, lo andiamo a vedere quant'era il primo ciclo. 35, andiamo a vedere quant'è il secondo. 29, infatti se io vado da qui e vado indietro mi trovo qui. 29, vedete 30, quindi il primo effetto Y, quindi questo dovrebbe essere più o meno 30, 30, quindi più o meno questa, quindi adesso questa me la sposto ancora da qui, più o meno ad occhio dovrebbe essere 30, quindi ho ancora tutto questo spazio di chiudere. Ma avete visto come sono saltato da una cosa all'altra? Adesso però l'euro di sto vendendo e l'euro dollaro sta scendendo. Lo lascio stare, non mi interessa, però se l'euro di continua a scendere, poi prenderò la situazione contraria sull'euro dollaro rialzista, però per il momento lo lasciamo stare, non importa. Poi andiamo a vedere un'altra coppia che era la sterlina dollaro, che era questa, che volevo vendere perché la volevo vendere dal fatemi vedere che sto facendo adesso un po' di confusione. TTT era da vendere o da comprare? Qui era da comprare. Allora,
No, la volevo comprare, non vendere, perché la dovevo comprare su questa zona qui, se mi ritornava il pivot. Quindi abbiamo la possibilità di comprare la sterlina dollaro, perché la sterlina dollaro sull'H1 abbiamo qui una partenza di un ciclo 1, quindi sto aspettando il ciclo 2. Quindi sterlina dollaro per me, l'ho già messa, long. Quindi andiamo qui e ho fatto il mio trade. Adesso basta, mi fermo perché ne ho già fatte tante. Quindi oggi ho fatto belle operazioni. Long GBP. USD, quant'è il valore? 1. Quando l'ho aperta 28 32. Ok, questa operazione qui, l'operato di oggi, cosa potrebbe succedere adesso? Che l'euro dollaro che è andata male, che non è andata bene, potrebbe adesso venire coperta la perdita con i trade che ho fatto su euro di sterlina dollaro, ok, anche con i trade già chiusi con l'euro yen. Ok? Quindi posso valutare di chiudere comunque la giornata in positivo, magari mi trovo col grafico con meno 50 euro, ma ne ho guadagnati 350, stasera mi metto flat. Avere la forza di chiudere queste operazioni e accettare i 50 euro di perdita non è da tutti, però è soltanto chi fa questo ragionamento potrà arrivare alla fine della settimana a dire: cavolo, sono flat e ho guadagnato 1000 euro, ho guadagnato 2000 euro. Se non fate questo ragionamento qui, tenetevi sempre le posizioni aperte, poi vi scappa un'operazione da 5, da mezzo lotto e incomincia a diventare meno 700, meno 800, meno 900, e poi vediamo come dovete gestire questa operazione. Cercate un attimino di fare anche questo ragionamento. Certo che non è che io apro un'operazione e mi va subito bene, anche questo bisogna dirlo, non vanno tutte subito bene, però se sono fatte con un buon senso, si possono gestire. Ok, vediamo adesso di chiudere. Prima cosa l'euro OD. La lascio, c'è spazio, un po' la devo tenere. L'euro sterlina dollaro, che ho fatto il long, ritesta il pivot, ma ormai siamo arrivati a fine corsa. Quindi va dopo scontato che da analisi dovrebbe ripartire. Poi l'ho fatta perché siamo in un ciclo 1. Vedete, qui abbiamo una distribuzione in chiusura. Quindi questo pezzettino di grafico qui, lo valuto sì, perché potrebbe continuare il trend ribassista, minimi decrescenti, però bisogna anche capire che questo minimo qui è la ripartenza di una distribuzione. Quindi se questo è il ciclo 1, andiamo a togliere un po' di roba vecchia, questo Fibonacci qui. Io non capisco perché ogni volta sono uscito 2 secondi prima e sono entrate le mosche. Io non riesco a capire che queste mosche si stanno, sono appoggiate fuori dalla porta che aspettano che apro la porta. Mi danno un fastidio. Allora, questa era una X. Quindi questo è un ciclo 1. Allora, ne avete capito qualcosa di quello che abbiamo fatto stamattina? La sentite? Questa mosca che mi ronza attorno. Allora, vediamo. Ne avete capito qualcosa di questa spiegazione che sto dando adesso? Per farmi un'idea. Peppe, sì o no? Di tutto quello che c'è da fare. Sono un trader ciclico. Guardate l'euro yen come avrebbe pagato ancora, e come il gratta e vince ha pagato, e adesso sto fermo. Sono le 10:09, quindi ancora siamo nelle espansioni, perché l'euro dollaro non l'ho ancora comprato. Ho comprato troppo alto, ma va bene lo stesso. Stanno prendendo i minimi. Quant'è l'euro dollaro? 1,03. Ah, questi sono dei minimi, i minimi più importanti. Guardate, andiamo a vederlo sul weekly. Sui minimi storici, guardate, sta per rompere i minimi storici. 1,03, ma è arrivato questo nel minimo di luglio, cos'era? Di 11 dicembre del 2016, 2017, 16-17, questo minimo qui. Poi abbiamo questo ritentativo qui che era il marzo del 2020, e adesso siamo di nuovo sui minimi assoluti. Ai ai ai, euro dollaro. O si riprende adesso o crolla, ma io penso che a un certo punto lo terranno su, quindi non mi dà fastidio il mio trade. Ok? Abbiamo poi è proprio un euro debole, quindi proprio questo scende anche l'euro yen. E normalmente il dollaro yen sta scendendo, dovrebbe portare sull'euro dollaro, quindi sono fiducioso. La sterlina dollaro, che ho fatto il trade long, ha
fatto lo scarto nuovamente, non mi dà fastidio, siamo a fine corsa. Mentre l'aero di siamo qui. Sesto, l'aero di incomincia a scendere, andiamo a vedere i livelli di pivot. Questo potrebbe essere il primo target da calcolare. Allora, mezzo ciclo è questo, quindi anche questa è una cosa carina, anche se siamo sui grafici a 5 minuti, vale lo stesso mettere una trend line sulla fine dei cicli, quindi avere una trend line ciclica come linea di regressione o come orientamento. Ho questa linea qui, quindi ho tutto il pezzo ancora da fare sotto. Quindi mi sono messo, diciamo, giusto. Linea dollaro, sta cercando, adesso cercherà sicuramente di ritirarle su, siamo sui minimi, qualcosa deve reagire su questa zona qui, l'euro dollaro dovrà reagire, ora agisce oggi o sui non farlo, il linea dollaro sta cercando di tornare su, quindi sono a posto, sono tranquillo. Devi studiare molto, devi più che no, più che studiare, io vi do a te, ma do a tutti quanti l'input, l'energia che vi serve, più di che studiare, che certo fa bene studiare i grafici, le tecniche e tutto il resto, assolutamente sì. Ma pensi che se tu adesso leggi la storia di Napoleone, facciamo un esempio, la leggi da un libro, la leggi da un altro libro, sarà sempre la stessa perché non è che cambia, la storia di Napoleone è quella, ok? Ma se tu poi vai a inventarti, dici, ah, ma no, ma forse se Napoleone nasceva un giorno dopo, nasceva un giorno prima era italiano, perché è nato un giorno dopo che la Corsica è diventata francese. Ok? E magari hanno sbagliato l'anagrafe e quindi era italiano. Ok? O hanno sbagliato pure era francese perché è nato prima, è nato dopo. Insomma, ti incominci a fare delle idee e dici, ah, ma forse è così. Ma vuoi cambiare la storia? No, assolutamente no. Non cambierebbe niente. Quindi, alla fine, oltre al trading, cosa è che devi fare? La tecnica è quella, ma cosa è che devi lavorare? Qual è la seconda possibilità che hai quando un trade è sbagliato? Facciamo una domanda diversamente. Com'è che alzi, o alzate in questo caso, la probabilità di avere ragione con un trade che è andato male? Prendiamo l'esempio ieri di Euro Yen. Prendiamo l'esempio oggi di euro dollaro. Esattamente, bravo. Le size, quindi delle size contenute, ogni tanto puoi anche sparare qualche size pesante, tipo il gratta e vinci, è uno stop loss vicino, va bene. Ma normalmente devi avere delle size che puoi sempre gestirti l'operatività, che hai sempre la possibilità di, ah, ok, lo lascio correre anche 100-200 pips, però poi faccio un'operazione di recupero. E allora potrai venirne a capo, aumenti la probabilità di avere ragione. Anche nel torto aumenti la probabilità di avere ragione. Adesso, per esempio, se io questa operazione qui che ho fatto della sterlina dollaro più o meno in questa zona qui, se adesso mi crolla sempre più in basso, cosa faccio? Mi devo mettere a piangere perché ho sbagliato? No, l'ho fatta con una side talmente tranquilla che posso recuperarmela, ma ci mancasse altro. Perché io vivo di trading, se non faccio così non vivo di trading, alimento solo il mercato con i miei soldi, ok? Invece io voglio vivere di trading, quindi devo focalizzare dall'inizio che probabilmente non riuscirò a fare il malloppo in un giorno, ma neanche in 2 giorni, ma neanche in una settimana, ma neanche in un mese, però io vivo di trading. Quindi dopo un anno ti rendi conto che il tuo bilancio è positivo, ok? Quindi questo è. Se dovete vivere di trading, dovete fare i calcoli prima, non dopo. Col senno di poi non funziona niente. Questo è un minimo. Potremmo incominciare l'idea della ripartenza di un minimo di un massimo di Gauss, quindi di una partenza in un'altra campana gaussiana, quindi a cercare il max Gauss, in ogni caso devo tornare sopra la media 60 periodi. Ma il trade l'abbiamo fatto anche guardando H1, che siamo in partenza di un ciclo 2. Un po' stretto, devo dire la verità, un po' stretto, però mi convinceva questa idea qui, quindi potrebbe arrivare anche al 61 e 8 per poi ripartire, ma non lo so. Mi convince l'idea anche perché l'orario è buono, siamo di martedì, abbiamo l'euro dollaro anche ai minimi, insomma, dovrebbe ripartire l'euro dollaro, partire la stellina dollaro, il dollaro yen cominciare a fare la sua discesa, quindi l'euro yen
rimanere un po', vedete, da qui è arrivato su questa zona, addirittura l'euro yen adesso si potrebbe calcolare di fare un altro long, perché è finita la fase e quindi l'euro yen andrei long, però visto che sono già long di euro dollaro, sto un attimino fermo, anche perché il primo non è stato toccato. A questo punto io ho le tre operazioni, non devo andare a cercare altro, devo gestire quello che ho, ok? Non posso andare a fare la spesa in bicicletta e comprare una cassa d'acqua, ok? Non posso sopportare tutto il peso. Mi siete mai? Io mi sono una volta ho fatto una cosa terribile. Avevo una moto che aveva due borse ai lati e sono andato a fare la spesa. Ma nel momento che stavo facendo la spesa con il carrello non ci ho pensato. Pensavo di essere in macchina e ho comprato talmente tante cose. Poi mi sono venuto fuori e ho detto: cavolo, ma guarda che ora c'ho la moto. Qua sono dovuto andare dentro, lasciare il carrello, andare a casa, che per fortuna abitavo vicino, o abito vicino, mettere giù la moto e andare con la macchina a prendere la spesa, perché non ci ho pensato a questa cosa. E nel trading, questa cosa devi pensare prima a quando fai la spesa. Con che mezzo sei venuto? Con un conto da 1000 o con un conto da 10.000? Capite? Questa è la differenza. Va bene? Quindi andiamo a vedere di nuovo. Euro OD con il long, con lo short fatto, secondo me pagherà molto di più. Vedete, il drive è diventato rosso, siamo sotto il pivot, il max gauss è confermato, però probabilmente sarà questo il max gauss. Vedete che ci si porta avanti con l'analisi dopo aver fatto il trade. Quindi abbiamo tre trade aperti. L'unica cosa che mi dispiace è che l'euro dollaro fatto così non era tanto bello, però vabbè, ormai l'ho fatto, lo devo gestire. Con i guadagni che ho fatto stamattina potrei già chiudere tutto e andare via, e sono già positivo. Quindi l'euro OD lo tengo ancora perché siamo in distribuzione in chiusura, ok? Mentre l'euro dollaro lo tengo perché ormai siamo sui minimi, lo devo tenere, e anche perché l'ho fatto tranquilla. Poi abbiamo l'euro yen che non ho più niente, sta scendendo, vedete? Avrei comprato di nuovo sui minimi, non è tanto bello, sta scendendo. E abbiamo la sterlina dollaro comprata, ok? Che dopo aver comprato più uno qui è sceso un attimino, ma fiducioso che sta per partire sul 50% un ciclo 2. Va bene? Va bene per oggi. Poi attenzione, ciclo 2 che deve andare a rompere il massimo del ciclo 1, quindi probabilmente romperà anche la trend line di questo canale qui. Andiamo a vedere se poi si è spostata, perché dobbiamo guardare questo minimo qui e questo minimo qui ci sta, perché se lo mettiamo da qui non c'è, no, ok? Quindi ci sta che questo, il canale è questo, tutta questa zona qui. Quindi se mi ritorno in alto, io potrei anche fare un'altra cosa, andare a cercare su questo minimo qui e su questo massimo qui, che mi pare comunque combaci anche con un ciclo interno, vediamo se riusciamo a farlo, su questa zona qui, cercare, vediamo se ho ragione o no. Ecco qui, guardate, questo minimo qui, sistemiamo un attimino qui, vediamo se lo riesco a fare, questo minimo qui, questo massimo qui, questo massimo qui, questo massimo qui. Quindi siamo perfetti con anche una tendenza di chiusura di operazione con un canale interno. Fantastico, perché se adesso la stellina dollaro mi va su e dovrei fare il nuovo massimo rispetto al ciclo 1, magari mi arriva al pivot, questo qui è il mio primo take profit. Poi aggiorno in chat perché questo è il take profit. Va bene? Avete visto che non è che abbia tirato fuori dal cilindro un coniglio vivo. Ok? È tutto quanto scritto nel grafico. Va bene? Ci siamo? Vi lascio. 10:19, un'ora e 4 minuti. Va bene così? Siamo pochini stamattina. No, pochini perché penso che tanti hanno ormai hanno perso aria dalla valvola, nel senso che ormai io capisco, siccome vi conosco tutti bene o male, so chi zoppica, chi non zoppica, chi c'è che riesce a gestirsi le sites, chi invece pensa ancora con una settimana di farsi 10-15 mila euro, ritornare positivo, magari anche di guadagnare, che ne so, ritrovare una rivincita. Certo, ce la fai in una settimana a fare 10.000, anche 20.000, io l'ho fatto diverse volte anche live nel blog. Però non è trading, è difficile fare una cosa del genere. Quindi cercate di moderare le sites se volete diventare dei trader. È una cosa che io continuerò a dirlo, è il segreto di tutto, sono le sites. Grazie a tutti,
della partecipazione, vi lascio con sterlina dollaro long, euro AUD in short, che fa i capricetti, ma va, non importa, e una operazione dell'euro dollaro che è scappata, ma non mi dà fastidio. Grazie a tutti, ciao, alla prossima, che sarà venerdì. Venerdì alle no, oggi è martedì, cavolo. Giovedì giorno 7 e venerdì 8 abbiamo altri due webinar questa settimana, poi abbiamo il giorno 12 ancora il webinar e venerdì alle ore 15, venerdì 15 è l'ultimo webinar prima delle mie vacanze, poi i webinar ricominceranno la settimana dopo 2 settimane, anzi dopo 1 settimana, adesso via solo 10 giorni, probabilmente il martedì 26, ma vi aggiorno. Ok? Grazie a tutti, ciao, state attenti, mi raccomando, sites, perché dovete vivere di trading, ok? Grazie a tutti, ciao!